1, ben ritrovati a Palla Velenata. Ciao Brogio, come stai? Ciao Zorro, ciao Leo. E no, io dito, no, Leo, accolgo Leo. Ben ritrovati, io da voi non lo accetto. No. Perché tutti sanno che Brogioni ha votato 577 volte per Geolier. E Zorro votava in maniera compulsiva per i ricchi e poveri. Allora, siccome io ho una mia dignità, ho fondato il Turrini Team, sì. Prima di dire ben ritrovati, andiamoci piano, posso sentire solo l'accenno di Geolier per fare i complimenti a Brogioni che l'ha votato 537 volte. Zorro, dalla fine e poi ti piace, Leo, io lo so che ti piace. Brogio, hai queste radici a somma vesuviana che ogni tanto riaffiorano, però io direi, dato che il festa di Sanremo è passato, insieme a tutti i fast, i canori. Ah no, Leo, aspetta. Il tuo amico Neck. Ma avete visto con lui? La sera delle cover ci hanno fatto cantare per ultimi. Io ero nei cori con Renzi. Sì, t'ho visto, ha mandato in onda alle 2.44. Siamo arrivati per ultimi. A per forza non ha visto nessuno, anche quelli che dovevano votare compulsivamente. Però non ho stonato. Ma volevo dirvi, Brogio, col tuo permesso, certo. Ragazzi, introduciamo l'El Velasco con l'inno bulgaro. Dopo la clamorosa impresa di Verona sul campo di Perugia, e io vi avviso che se io ci sta per aprire il televoto, volete cacciare Lorenzetti o lo volete tenere, dobbiamo rendere omaggio a Rado Stoicer, questo ragazzo bulgaro alle prime armi. Ma veramente sta facendo una stagione straordinaria, parlate voi, dite voi. Adesso, secondo me lui sta anche pensando, adesso che sono al completo ve la faccio vedere a tutti e direi che ci sta riuscendo. Io però avevo fatto una lunga lista, Stoicer chiaramente ci sta, la grande risalito, però dai, la citazione per chi ha vinto 3-2 nell'ultima giornata, quindi per Eccheli di Monza, per Cuttini di Padova e anche Giuliani che ha fatto una buona impresa. Vabbè, l'amaro medicinale Giuliani ne accenniamo dopo, però penso che sull'El Velasco esco di Rado e parlo ancora meno. Anzi, possiamo sentire questa canzone che Celentano dedicò a Stoicer? Esco di Rado e parlo ancora meno. Non sono io, Molto bene, allora, e questo... la Carlona chi la diamo? Zorro. Io stavolta ci ho pensato un po'. Io la do a Cisterna, perché ha dato l'impressione di non essere mai entrata in una partita importante come quella di Modena, e va bene che Modena ha fatto partitone, difesa, coperture straordinaria, non cascava la palla. Giuliano. E 23 errori, un po' troppi, io la do a Cisterna. D'accordissimo, perché anch'io ho trovato abbastanza, come dire, passivo l'atteggiamento in una partita così importante, e ricordo sempre con piacere che Leo, nella sua genialità, aveva detto che era in arrivo una cisterna di guai per Modena, che era una cisterna un po' vuota, per la verità. E invece, però, a proposito di cisterna di guai, io vorrei anche ricordare una cosa. Siamo nel primo anniversario, oggi era veramente una ricorrenza, di quando nella mia modestia inventai la Zlattax. Vorrei sentire un po'. Voi sapete, no? Risto Zlatano, va Piacenza, tutti quelli che hanno fatto parte della generazione dei fenomeni, lui li killa proprio, sembra Geolier, ha fatto fuori in sequenza, no? Da Bernardi a Gardini e tutto il resto. E adesso c'è il nano Anastasi che ha perso. Io direi che dobbiamo dare al nano Anastasi il rododendro. Voi no? Allora, fammi riflettere, perché io l'avevo dato a chi? La persona di Pippo Lanza in quanto Taranto, perché questi ragazzi di Taranto giocano bene a pallavolo, anche con la Lube giocano lì, poi quel quarto set che erano lì quasi per vincere prendere un punticino, perde. Però secondo me ha ragione Leo. Io Brogio sto dalla tua parte. Sto dalla tua parte geograficamente, anzi che Pippo Lanza tra l'altro ha fatto un'intervista a fine partita, molto controllo, ma il presidente Bongiovanni
secondo me anche lui un pochino sta situazione, punticino in più che gli permetteva di avere la salvezza, invece che non ce l'ha ancora, deve lottare. Secondo me il presidente di Taranto un pochino... Però guardate, io sto sul Nano Anastasi, sì, anche perché ho scoperto una cosa nelle serate sanremesi. Siamo pronti. Che il ritornello del brano dei ricchi e poveri, t'aspetto ma non tutta la vita. Eccolo qui. Eccolo, fammelo sentire. Anche la più bella rosa diventa passione. Cioè, questo è quello che Zlatano tutte le mattine dice ad Anastasi, io t'aspetto ma non tutta la vita. Fare molta attenzione su questo, molta attenzione. Zorro, fai riascoltare la Zlatax. Occhio, c'è anche un turno infrasettimanale. E invece il Gododendro, Zorro, chi lo dà? Javoronok. Perché Javoronok l'anno scorso, in tutta la stagione regolare, ha fatto 47 punti. 47, fammi controllare. Eccolo qui, 49 ne ha fatti. Quest'anno ne mancano ancora 4, 174. Quindi un Javoronok che secondo me se la gode dentro. Progio, se il gli avete dato un sacco di premiacci. Io lo do all'amaro medicinale Giuliani, perché secondo me il 3-0, allora, a parte il fatto che ha fatto delle scelte fuori Schapotzko, Davi Schiba opposto, dentro Rinaldi, cioè 3-0, secondo me benissimo l'amaro medicinale Giuliani. E poi è stato l'amaro medicinale Giuliani, lo voglio dire per chi vi segue nelle vostre trasmissioni clandestine, no, come si chiama, After Hours, che ha detto a Guantoregna: tu stasera non vai ai balli latinoamericani dopo la vittoria, ma vai alla trasmissione di Zorzi e Brogioni, perché vi ho visti, tutta l'Italia parla di cose serissime, di Geolier, di Gali, queste cose che incidono sulle nostre esistenze quotidiane, e voi cosa fate? Ospitate Guantoregna. Allora, momento letterario, mentre voi pensate al The Don. Sapete tutti che Fede Giorgi ormai ha acquisito una notorietà paragonabile a quella di Grisham, grandi autori di best seller, no? 125 milioni di cazzate è un libro che è in testa a tutte le classifiche, delle classifiche del New York Times, Amazon, eccetera. Si intitola per la precisione 125 milioni di cazzate più una, quella che farò all'Olimpiade di Parigi. Ed è un libro in continuo aggiornamento, un work in progress. Oggi io vi leggo da pagina 214. È anche lungo. Sarà stato grosso modo un anno e mezzo fa. Stavo passeggiando tra i trulli di Albero Bello, a me molto caro, quando venni raggiunto da una ragazzina, la quale mi disse: maestro De Giorgi, anzi Rabbi, io vorrei diventare una giocatrice di pallavolo, potrebbe darmi qualche consiglio? Ma costei me lo disse con una voce talmente flautata, talmente armonicamente intonata, che io le risposi: dimmi ragazzina, ma come ti chiami? E lei mi disse: mi chiamo Angelina Mango. Al che io istintivamente la indirizzai verso una casa discografica. E così è nata la carriera dell'ultima regina del Festival di Sanremo, tutto esclusivo, merito dell'autore di 125 milioni di cazzate, Fefe De Giorgi. Adesso che avete scoperto anche questo dettaglio, aspetta Leo un istante, perché io trovo, sai che io apprezzo moltissimo la tua qualità di scrittore, anche di colui che accompagna. Secondo me potresti fare l'evangelista con un buon perfetto e un buon Fefe De Giorgi. Sarebbe un compito perfetto. Io praticamente sono quello che dispensa il verbo, no? E io quando parlo non ho la pretesa di essere ascoltato, ma sono convinto che una traccia nel fondo delle vostre anime, persino di due bruti come voi, che sembrate quelli là che cantavano il rap con Geolie, un po' meno fratelli, ecco, spero che una traccia di quello che io dico rimanga.
ma non mi avete risposto sul Dodò. Io ce l'ho, Zoro, vai te. Io ho Davis Schiba perché ha fatto benissimo con Cisterna, partita importante, veniva da un momento molto complicato, tanti punti, buona percentuale, gioca da opposto che non sarebbe il suo ruolo, anche se lo fa bene in un contesto complicato, quindi il De Donald a Davis Schiba mi sembra per me meritato. Io sono d'accordo, erano due per me, Davis Schiba e l'altro era Eric Lepke. Un ragazzo che ha fatto una crescita incredibile. Però, Brogio, ci vuoi dire quanto hai speso di SMS e WhatsApp per votare Geolier? Perché gli hai dato 537 voti. Fammi fare un paio di calcoli. Dobbiamo andare avanti molto. Bisogna chiedere un cospicuo aumento all'editore Righi. Sì. Credo che sia indispensabile. Però, dato che avete citato appunto David Schiba, Modena ha evitato una cisterna di guai, ma il nuovo inno dell'amaro medicinale Giuliani è Apnea di Emma, perché questa è comunque una staffa. Fammi sentire che poi andiamo a chiudere col premio Gobbi. È colpa mia se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, agli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire Apnea. Carlo Gobbi, per settimana assegniamo a un collega che lavora su un'applicazione legata al volley. Adesso sento anche un ritorno, ma probabilmente il Festival di Sanremo. Questa settimana lo dobbiamo dare al capo ufficio stampa di Modena Volley, Paolo Maini, che per due mesi ha diramato comunicati della disfatta uno dopo l'altro, 3-0, 0-3, 0-3, 0-3, 0-3. Con molta neutralità. Finalmente, con sobrietà, ha potuto titolare il suo messaggio al mondo: prova eroica di Modena Volley che batte Cisterna, 3-0. E io gli do il premio Gobbi con tutto il cuore, con tutta la vita. Bravo Giampaolo. Spero di vedervi la prossima settimana. Zorro, sarei... tu hai votato per Gali? No, perché sì, allora Gali, tra l'altro, io nella cover a me è piaciuto tantissimissimo, okay. Tantissimissimo. Ho votato per Angelina Mango, anche perché la conosciamo, è una persona che abbiamo conosciuto. Quindi Fede Giorgi, quindi assolutamente. Però ho seguito un Sanremo proprio con impegno, non ho mollato mai assolutamente. Bravo. No, io vedendo Gali mi veniva in mente quando cantava l'italiano di Toto Cutugno, Quanto Regno. Voi avete ospitato Gali, Guantorelli, c'è un po' di rumore in casa mia, sta facendo un po' dei lavori, quindi questo rumore. Ah no, ma lo so, Zorro, stai allargando come sempre. D'altronde, come cantava Andrea Mingardi, Tagné di Bayoc, Emiliano, se vuoi te lo traduco. No. E con questo ci vediamo la settimana prossima. Sarei grazie, tentato come un po' a te. Ciao. Bravo, sarei tentato di mettere ancora. Ma noi chiudiamo sempre con Esco di rado e parlo ancora meno. Ah!